Sì, un video che come provincia, utilizzando fondi europei con il lavoro dei GAL, di tutti i comuni, abbiamo potuto presentare oggi e che spero diventi uno strumento molto importante per far conoscere, ancora prima di arrivare presso le nostre terre, il turismo non solo nazionale ma internazionale. E credo che sia l'inizio di un percorso importante anche per promuovere veramente con efficacia e con determinazione il nostro territorio e dare una risposta a un territorio che ha bisogno di vedere i turisti, di vedere crescere, sviluppo e poter provare delle emozioni ancora prima di calcare la terra della nostra provincia. Sicuramente potrà essere utile ai nostri operatori, ma soprattutto sarà utile anche a noi stessi per conoscere quelle belle terre, quei bellissimi paesaggi, quei bellissimi castelli, abbazie e monumenti storico-culturali che ci appartengono e che hanno tantissimo della nostra storia e che soprattutto è bene che molti altri ne possano apprezzare la loro bellezza. Sì, diciamo che è sempre più importante per questo nostro territorio di Padova essere riconosciuti a livello internazionale, e il video è uno degli strumenti, insieme ai fumetti, importanti per comunicare con chi arriva nel nostro territorio e va a cercare ambiente, prodotti, come dire, beni da un punto di vista artistico e architettonico che sono cose uniche, che si trovano nella bassa padovana o nei Colli Euganei, che sono territori, diciamo così, oggi molto richiesti in un turismo che è in continua, come dire, attenzione ai prodotti dell'ambiente e della enogastronomia.